E allora ragazzi, oggi parliamo di motori dei monopattini elettrici. Dual motor o monomotore? Cioè io questo lo dico perché ragazzi io lavoro sul settore da ormai tantissimi anni, ma non settore monopattini solo. Sono uscito dall'industriale, sono un capo perito elettrotecnico, perciò forse qualcosina ne capisco, però non voglio peccare di presunzione. Se qualcuno di voi, col senno del poi, mi dice: Fox, attenzione, vedi che le potenze non si sommano, mi manda una mail, mi spiega tutto documentato, dove mi fa capire il perché non si sommano queste potenze, e io poi farò un nuovo video dove lo cito testualmente e dico: ragazzi, ho detto una cazzata. E benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parliamo monopattini elettrici. Ragazzi, lui è, come ormai sapete, perché ovviamente per chi segue il mio canale, lui è il mio Kirin M4 Pro potenziato by Fox Tech. Sul canale trovi le prove, trovi tutte le varie informazioni sulla modifica, trovi anche su Amazon il manuale del monopattino dove ho scritto tutte le modifiche da poter fare, ma non solo in questo ragazzi, anche in altri monopattini elettrici. Ci sono tante modifiche che tu puoi andare a fare nei monopattini, come già saprai, forse se non lo sai te lo dico io. Alcune legali, alcune illegali. Però ragazzi, l'illegalità nei monopattini è fine a se stesso. Perché? Perché se io mi sono fatto qualche modifica al mio monopattino, io non l'ho fatta per essere un pirata della strada, perché io non voglio correre 100-120 km orari in strada, anche perché alla mia vita io ci tengo. Io, se ho fatto qualche modifica al mio monopattino, l'ho fatto per recuperare potenza in salita. Perché un mezzo elettrico, ma non solo, che si rispetti, non mi deve lasciare a piedi. Uno, non mi deve far arrancare o fare un chilometro orario in salita. Perciò, siccome io mi sono stufato di tenerlo in quel modo che mi faceva 5, 6, 7 chilometri orari, ed è un 500 watt, ragazzi, figuriamoci 350 watt, figuriamoci 250, ragazzi, perfetto. E allora oggi nel video parliamo di dual motor o monomotore. È vero che i dual motor sono illegali in Italia? Ragazzi, allora, il monopattino elettrico di per sé nel resto del mondo può essere sia monomotore che dual motors. Dual motors vuol dire che ha due motori, uno sulla ruota anteriore e uno sulla ruota posteriore, perfetto. In Italia qualche dual motors c'è, lo vendono, però ahimè ragazzi, in Italia, attenzione, in Italia, con la legge italiana che hanno fatto, cioè che non può avere una potenza superiore ai 500 watt, sì, sono illegali. Ma dico, non ve lo dovevo dire io, lo sapete. Da che cosa dovreste capirlo? Dalla potenza nominale. Ti spiego. Ci sono monopattini da 6.000 watt, perfetto. 6.000 watt dual motor vuol dire che ogni motore è 3.000 watt nominale, perfetto. Ma ce ne sono anche più piccoli. Ci sono monopattini che ne so, da 3.000 watt dual motor vuol dire che montano due motori da 1.500 watt cada uno, perfetto. Ma ci possono essere anche dual motor come io volevo fare lui. Ragazzi, io fino a due settimane fa volevo andare a piazzare nella ruota anteriore un nuovo motore, così da fare due motori per avere molta più potenza in salita. Però facendomi bene i calcoli, il motore l'ho comprato, tutta la componentistica l'ho acquistata. E infatti in qualche video precedente, vai nel canale sotto, trovi tutti i miei video, ce ne sono oltre 900, ragazzi, ti divertirai se ti piace il settore e anche la tecnologia. E comunque l'ho acquistato perché volevo fare questa modifica, però poi pensandoci bene, facendo due calcoli, se io monto due motori da 500 watt, il mio monopattino, che è
legalissimo, perché 500 watt, diventa 1000 watt. E se lì mi fermano, mi possono dire: senti, tu hai un Kirin M4 Pro che nella normalità è legale perché è 500 watt, ma per causa mia, che ho voluto aggiungere un altro motore, è diventato 1000 watt nominali. Perfetto. Perciò se lo possono sequestrare, possono fare quello che vogliono. Perfetto. Anche la multa, eccetera, eccetera. Ora, tutti i motori hanno potenza minima, potenza nominale, potenza massima. Perfetto. Ora faremo una prova per vedere nel concreto il mio 500 watt quanto assorbimento ha. Io ti dico solo che il motore è quello originale, dietro, posteriore. Però ragazzi, io nel monopattino ho fatto tante lavorazioni, tante modifiche. Io in questo momento arrivo anche a potenze di picco che vanno forse oltre i 2000 watt. Cioè il mio 500, ma è così, è normale ragazzi, eh? Non vi sembra che la tecnologia dell'elettrico è bella anche per questo? Perché è vero che è un 500 watt, ma nel concreto, se ben utilizzato, se ben dimensionato tutto l'impianto, arriva anche a molto di più, e senza nessuno sforzo, senza nessun problema. Io arrivo anche a 2000 watt, però ragazzi, quando devo fare le salite, io quando devo fare le salite, ma anche il vostro monopattino, qualsiasi potenza sia in salita, assorbirà più potenza il motore, perché appunto va sotto sforzo. Bene, perciò i 500 watt che ci sono scritti in ruota lì sono nominali. Perfetto, non vi fate fregare. Nella realtà può arrivare anche a molto di più. Perfetto. Se tu hai un dual motor, dunque sappi che è illegale, almeno che non hai un dual motor con due motori da 2,50, perciò da 250 watt. Se hai due motori da 250 watt, sommati sono 500 watt. Tu sei in regola. Ma se hai un monopattino da 3,50, per esempio, vuoi andare a mettere un altro motore da 3,50, hai sforato, perché arrivi a 700 nominali. Perciò nelle strade italiane non puoi camminare. Dico, c'è poco da fare, in matematica, ok? È come se hai una barca, perfetto. Una barca con un motore di quelli esterni, belli, grossi, boh, non lo so da quanto, da 200 cavalli, perfetto. Voglio più forza, più potenza, più velocità, perfetto. Ne compro un altro, quello era da 200, ne metto un altro da 200 cavalli, perfetto. La mia barca quanti cavalli ha? Cioè, se io vado dal mio amico, prima gli dico: oh, lo sai, mi sono comprato una barca, ho 200 cavalli, 200 cavalli. Bene, dopo che ho fatto la modifica, ok, cioè con l'aggiunta dell'altro motore, cosa andrò a dire io al mio amico? Oh, ho una barca, sai quanto cavalli ho? 400. Sì ragazzi, si somma, è normale. Cioè i cavalli è sempre un'unità di misura della potenza, però detta diciamo in cavalli vapore. Qui nei monopattini sono watt. Se io ho un motore da 500 e 500 watt nominale, perché abbiamo detto che può salire o scendere, come hai visto nella mia prova, a basso regime assorbe anche meno, 200, 150, 300, 350, ma quando vai, quando viaggi per bene o ancora di più in salita, l'assorbimento si raddoppia, a volte si anche triplica, nel mio caso si triplica. Ma perché? Perché ragazzi, io ho sostituito tutte le componenti. Il mio monopattino di originale ha solo forse la struttura,
poi tutto il comparto elettrico, elettronico di potenza è tutto fatto a nuovo per il 90%. E ancora qualcosa devo andare a sostituire, migliorare, eccetera, eccetera. Per avere che cosa, ragazzi? Sempre più affidabilità e sempre più potenza quando serve. Attenzione, con i nuovi regolamenti, dunque, se devi andare a fare l'assicurazione su un monopattino dual motor, sappi che non lo potrai fare. Tutti i dual motor oggi sono illegali in Italia. Spero che da qui a poco questo venga modificato, perché ragazzi, io non posso tenermi un 500 watt, ok, che non ce la fa salire nelle salite. È normale che io voglio un dual motor per poter fare salite senza problemi. È normale che io punto alla potenza del monopattino. Però se tu mi dai, ecco, come si dice, se tu mi tiri non va bene, io di conseguenza ho potenziato il mio 500 watt, che è completamente legale, perché nominale è 500 watt solo quando serve. Ripeto, solo quando serve arriva anche a 2000 watt, forse anche oltre. Ho una BMS, ragazzi, che è 4 volte più grande di quello originale. Ancora il pacco batterie è quello originale di casa Cugo. Quando andrò a fare il pacco batterie personalizzato da me, costruito da me, lì sarà ancora migliore la prestazione finale, ci sarà ancora più potenza, ma solo quando serve. E ovviamente ci sarà più percorrenza, potrò fare tanta 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 più strada in più. Ragazzi, se il video ti è piaciuto, se ti è stato utile, commenta, fammi sapere cosa ne pensi. E niente, ti aspetto tutti i venerdì sera alle 21 per la nostra consueta diretta. Anche se siamo all'inizio, ci saranno pochi pochi partecipanti, però io vi invito tutti e cerchiamo di creare una community tecnologica interessante, intelligente. Io sono sempre aperto ai confronti, però che siano confronti basati sulla tecnica, ragazzi, basati su ragionamenti e basati sull'intelligenza. Non mi potete dire che un bimotor dual motor da 500 più 500 è un 500, ma com'è possibile mai? Se hai due motori avrai doppio assorbimento, perché quella batteria dovrà alimentare due motori, non uno, e la potenza sviluppata da quel mezzo sarà doppia. Non c'è discussione, ragazzi, non c'è discussione. Due motori, potenza sommata, un motore potenza nominale singola, per quanto è. Non serve chissà cosa, ragazzi, serve un display, un wattmetro che ti va a misurare le correnti. Ragazzi, come tale fate attenzione, non fate la modifica dual motor se volete camminare in città, perché se davvero diventano molto stringenti come controlli, come anche multe, rischi a fare solo danni, ecco, e c'è anche il sequestro. Perciò un 500 watt sistemato per bene, ok, e non è illegale, attenzione, perché io, come ti ho mostrato, io fino alla seconda modalità io viaggio a 500 watt senza problemi, ed è quella che io utilizzo in città sempre. Io la terza forse la utilizzo nelle salite, così appunto per non dover spingere. Perciò anche stesso che io ho fatto queste migliorie al monopattino, sono sempre super legale, anche perché, ragazzi, il casco c'è, e per il casco sotto in descrizione vi lascio qualche link. Per questo ringrazio Bike & Mob che me lo hanno spedito, è bellissimo, guarda un po'.
Guardo un po' con la visiera, comodo ragazzi, calza, pennello. Vi lascio anche il link a Bike & Mob sotto in descrizione, se volete andarlo a vedere. E per quanto riguarda le altre regolamentazioni, niente ragazzi, aspettiamo di vedere cosa diranno, cosa decideranno alla fine, e poi ci riaggiorneremo. Ragazzi, mi raccomando, iscriviti al canale se questi video ti piacciono, ti interessano, vai a vedere tutti gli altri. Ho oltre 900 video sul tema, ma non solo, anche tantissimi altri temi tecnologici. Se vuoi, abbonati, iscriviti al gruppo Telegram delle offerte, sotto trovi in descrizione tutti i link. Ti ricordo il manuale del monopattino, lo trovi su Amazon, ad ottimo prezzo, a colori o in bianco e nero. Ti ricordo anche il mio corso webinar online sulle batterie Livio. Se vuoi andare a potenziare le batterie, riparare le batterie, ricostruire, costruire e progettare da zero pacchi batterie a litio che montino 18650, 21700 o altre celle, iscriviti al mio corso. In questo momento, in queste settimane, è in promozione lancio 100 euro in meno. Tutto questo sotto in descrizione. Vi aspetto venerdì sera, circa per le 9. Faremo una diretta. Siate numerosi e parleremo di tantissime tematiche, anche questo dei monopattini, delle potenze, delle modifiche, eccetera, eccetera. Se avete domande, preparatevi che vi aspetto. Ciao ragazzi, al prossimo video.